15 minuti scarsi, cercherò di venire subito al punto. Intanto ringrazio, per me è un onore essere qui, ringrazio il direttore Massimiliano Morricone della CNA di Macerata e ringrazio anche per le parole dette prima la dottoressa Irene Mancinelli, direttrice dell'Unico di Macerata. Ora, io questa sera vi voglio parlare rapidissimamente di quattro cose che potremmo fare insieme. Le quattro cose sono le quattro gambe del tavolo delle banche. Cioè le quattro gambe sulle quali si basa la possibilità di un'impresa di avere credito. In Italia penso che ci siano solo due soggetti odiati nella hit parade dei social e del mondo in generale delle imprese. Sono nell'ordine i politici e subito dopo i banchieri. Però le banche in Italia sono ancora importanti. Come fa una piccola impresa ad accedere al mercato bancario? Per me deve avere quattro, diciamo, gambe del tavolo. La prima, la cultura finanziaria. E questo è il progetto di formazione che credo intelligentemente il vostro direttore sta immaginando di avviare. La seconda, il comportamento finanziario. La terza, le competenze finanziarie. La quarta, la comunicazione finanziaria. Io la chiamo la regola delle 4C. Le grandi imprese queste cose le sanno molto bene, ma pagano dei CFO, cioè dei direttori amministrativi finanziari, 200.000 euro all'anno. Le piccole microimprese, come quella che io ho visitato questa settimana, un'azienda che fa imballaggi nel settore carta, ha in questo momento i problemi che diceva prima il direttore, approvvigionamenti, quindi è dietro, diciamo, alla urgenza dettata dalla situazione. Purtroppo, se vogliamo avere il credito bancario, dobbiamo anche imparare, come imprenditori, io mi metto tra gli imprenditori, quali sono le regole del gioco. Allora, vi voglio dare un indice di argomenti che secondo me la vostra associazione potrebbe trattare per gli imprenditori. Quindi vi voglio dare 15 argomenti di cultura e 15 argomenti di comportamento. Ve li cito, dati i tempi, non avrò il tempo di trattarli. Primo, cosa vuol dire dialogare con una banca? O sono andato in banca? Non ha senso. Dobbiamo studiare quali sono le anime del settore bancario. Dobbiamo capire che un ufficio fidi si comporta diversamente da un direttore commerciale. Che l'uno vi dirà non c'è problema, l'altro il problema ve lo creerà. Quindi, come imprenditori, dobbiamo sapere come si parla. Seconda cosa, dobbiamo sapere quali sono le fasi del rapporto tra una banca e un'impresa. Quindi, noi dobbiamo sapere in che fase siamo e dobbiamo avere chiaro quello che è il processo decisionale in corso. Il terzo problema è che le regole della negoziazione non sono scritte, ci sono delle consuetudini, ci sono delle prassi. Ci sono delle cose che dobbiamo sapere. È un po' come parlare di calcio e non sapere che cos'è uno spogliatoio o come si gestisce una squadra. Il quarto elemento sono le analisi che noi dobbiamo fare prima di andare in banca. Io purtroppo vedo tanti imprenditori che vanno in banca sulla base delle vecchie regole e fanno gli stessi errori da sempre. Vanno in banca con la conoscenza che avevano i loro genitori e i loro nonni, perché molte aziende sono familiari, e pensano ancora che sia importante conoscere le persone. Ecco, questo è il primo errore. Non dobbiamo conoscere le persone, cioè il direttore di banca, perché semplicemente non decide più. I processi decisionali sono cambiati. Dobbiamo conoscere la materia. La seconda cosa è dobbiamo capire che non ci sono più i metodi del passato. Io chiamo BCB, cioè brochure, camerale, bilancio. Andare in banca con pezzi di carta raffazzonati è una roba degli anni 80, 90, scordatevela. La terza questione è andare in banca presentandosi sistematicamente come un problema e non come un'opportunità. Un corso di formazione dovrebbe spiegare agli imprenditori le stesse cose che noi insegniamo in banca diciamo, nell'interesse opposto. E le due parti si devono capire: se io vado in banca come imprenditore, mi danno il denaro non perché sono buoni, ma perché fanno affari. E quindi io devo sapere, imparare come si parla con loro. E devo avere, a questo punto, delle tecniche di approccio con una nuova banca. Questo è il sesto argomento. Cioè, come faccio ad entrare in banca? Prima ho sentito parlare di investimenti. Molti dicono, vabbè, vado e chiedo il leasing o chiedo un chirografo oppure chiedo un mutuo. È la cosa più stupida che puoi fare, perché sicuramente ti diranno il rating ha detto no. Scordatevi questa stupidaggine, il rating non parla. Io sono stato presidente di Confidi Nazionali, so come funzionano gli uffici fidi. Non esiste il software di cui scrivono i giornali. Le delibere vengono prese dagli uomini. Quindi non è il rating che dice no, è l'uomo che dice no.
Le regole non sono oggettive, sono soggettive. Ma allora è necessario fare un piano, cioè fare un riposizionamento finanziario aziendale. Questo è il punto numero 7. Punto 8, dobbiamo capire quali sono le prassi negoziali, cioè quali sono le offerte e le contromosse che dobbiamo fare. Punto 9, dobbiamo capire che è come giocare a scacchi. Se io muovo il cavallo, devo sapere che va magari in una casella dove può essere attaccato da un alfiere. Quindi io devo sapere quali sono le mosse nelle quali posso muovermi nei rapporti di una banca. Devo cambiare il modo di pensare. Pensare in modo diverso è la cosa più importante. Quindi smettetela di andare sui social, su Facebook, a scrivere le banche sono brutte e cattive. Non serve a niente. Dovete avere un approccio scientifico, aziendale, imprenditoriale, esattamente come le corporate che sono tante gradite al nostro Presidente del Consiglio da fare un documento Reviving and Restructuring the Corporate Sector Post-Covid. Ma la CNA si occupa non di aziende corporate, si occupa di aziende di piccola e media dimensione. Quindi bisogna pensare in modo diverso, come fanno loro, e bisogna farlo, punto 11, con realismo. Realismo vuol dire, io ho imparato queste cose soprattutto dalle donne di banca, se tu mi dai qualcosa in cambio, io una mano te la do. Quindi è un approccio molto commerciale, quello di cui dovrebbe parlare un corso fatto dalla CNA. C'è poi un tema fondamentale che si chiama centrale dei rischi e dobbiamo capire come si legge dalla logica non di un imprenditore, ma dalla logica di chi ci deve dare il credito, cioè dalla logica dell'uomo di banca. Dobbiamo capire, come prima ha detto il direttore, che siamo in una situazione di grande freddo, cioè una situazione molto problematica, veniamo fuori da 2 anni di pandemia e il mondo non sarà più uguale a prima, non solo per le ragioni che tutti vedete tutti i giorni, ma perché è cambiato strategicamente l'approccio e quindi bisogna fare due cose, due consigli. Primo, sapere come si fa una strategia aziendale e come si comunica. Secondo, come si comunicano i flussi di cassa. E prima il dottor Martello e il dottor Fioretti, che ringrazio per l'invito, hanno dato prova, e io li conosco ormai da molti anni, di come si fanno queste cose, cioè da un punto di vista professionale. C'è poi una, diciamo, partita, la partita 13 sugli acquisti. Dobbiamo sapere cosa sono i prodotti finanziari, che il denaro non è tutto uguale, ma ci sono delle differenze. Dobbiamo sapere rappresentare il futuro in termini non solo di business plan, ma anche di strategia. Voi direte, ma io sono un artigiano, lei parla di cose che riguardano le corporate. Mi dispiace dovervi dare la brutta notizia, queste cose riguardano anche voi. Sono felice di darvi la buona notizia. Le regole possono essere capite da qualsiasi imprenditore, a prescindere dagli zeri del fatturato. Basta ovviamente trovare persone serie che ve le possono raccontare. E infine, come si sale a bordo? Per salire a bordo bisogna avere una serie di indicatori che vanno monitorati. Chiaramente sono argomenti tecnici e non ho tempo per affrontarli. Vi voglio dare anche una quindicina di argomenti che secondo me dovrebbero essere affrontati in un percorso per gli imprenditori della CNA, cioè quello che si chiama il comportamento. Il comportamento vuol dire che l'imprenditore non può andare a chiedere il credito all'ultimo minuto, ma deve, uno, sapere fare pianificazione finanziaria. Non si inventa dall'oggi al domani. Due, bisogna sapere leggere un bilancio ufficiale, il che vuol dire non posso andare una volta all'anno dal commercialista a dire dottore mi faccia pagare meno tasse o dal tributarista a fare questa roba. Io devo sapere cosa dice il mio bilancio, ve lo dico da piccolo imprenditore. Tre, la contabilità. La contabilità non va vista come il posto nel quale porto dei pezzi di carta, è un qualche cosa che ha un grande valore informativo. Quattro, la scelta del rapporto coi dipendenti e coi fornitori. Dobbiamo avere degli scadenziari, dobbiamo sapere bene come si gestiscono le aziende. 5. Il commercialista. Il commercialista è una figura chiave. Io ho ovviamente una mia visione personale, della quale vi parlerò magari un'altra volta, e cioè serve un finanzialista, un esperto di finanziamenti d'azienda. I tributaristi che sono intervenuti oggi, il dottor Martello e il dottor Fioretti, sono specialisti di questa materia. 6. Il dettaglio banche. Il dettaglio banche va preparato dall'imprenditore ed è un documento fondamentale dell'azienda. Deve essere in digitale, deve essere in cartaceo, va costruito in un certo modo. Non è una stupidaggine fare quel lavoro. 7. I dettagli clienti fornitori. Quando noi dialoghiamo con una banca dobbiamo avere dei documenti pronti del nostro mercato, dimostrare la nostra competenza. Voi direte, ma io faccio l'artigiano. Esatto.
Dal momento che sei molto bravo tecnicamente, puoi fare benissimo queste cose. Sono delle tecnicalità molto stupide, ma sono quattro regole chiare che vanno sapute. 8. Il dossier banche va fatto, quadrando possibilmente centrale dei rischi con bilanci, perché loro vi controlleranno su queste cose. 9. Bisogna saper fare un'analisi finanziaria del bilancio, essere seguiti da qualcuno che vi legga i numeri per come sono letti da una banca. Mi avvicino, dottore, alla fine dell'intervento, quindi spero di star nei tempi. 10. Bisogna saper fare un'analisi della centrale dei rischi. Io come imprenditore devo già sapere se ho dei pallini rossi, se ci sono stati degli errori di segnalazione, perché altrimenti questo gioca contro di me. 11. Devo sapere fare dei budget, cioè devo sapermi presentare in banca con delle previsioni. Voi mi direte, in questo periodo è difficile. Lo so, è il motivo per il quale prima qualcuno diceva Darwin, quelli che rimarranno in piedi saranno quelli che sono più flessibili, non i più forti. Io farò un convegno sul tema del turismo, potete bene immaginare il turismo che problemi ha in questo momento anche nella vostra regione. Ma è proprio per questo che bisogna sapere parlare del futuro, non solo del passato. 12. Bisogna sapere coltivare il rapporto con la banca. Ci sono delle tecnicalità anche di tipo commerciale. Come voi curate i vostri clienti, dovete sapere come curare le banche e, attenzione, avere il coltello dalla parte vostra, il che vuol dire che se una banca non vi piace, dovete avere il diritto di cambiarla e sostituirla con un altro. Ma serve una strategia, non si può fare quando sono debole, devo farlo quando sono forte. 13. Bisogna sapere fare un'azione, una pianificazione degli acquisti, perché voi andate a comprare denaro, voi non andate a vedere se vi danno dei soldi. Quindi culturalmente dobbiamo ragionare come un ufficio acquisti. 14. Bisogna fare pianificazione, cioè bisogna sapere fare un business plan o un piano strategico aziendale, anche di una pizzeria. Certo, anche di una pizzeria. 15. Bisogna sapere come fare a convincere il mio interlocutore a salire a bordo, perché lui non sta soltanto vendendo un prodotto, lui sta condividendo un rischio. E quindi devo sapere parlare di rischio.